Ciao a tutti, io sono Daniela Mesina dell'Associazione Naturalistica Codibugnolo, una guida ambientale escursionistica del Parco del Ticino. Questo breve video per raccontarvi di un effetto quasi magico che la natura sa creare, che ci può confondere un po' le idee. Sto parlando del cosiddetto effetto pioggia, che possiamo avere nei mesi da maggio a giugno, passando sotto determinate piante, come per esempio i salici, ma non solo loro, e avere la netta sensazione di essere veramente bombardati da gocce d'acqua anche grosse, come se stesse piovendo, anche se siamo in una giornata perfettamente di sole come la mia di oggi. Chi è responsabile? I salici? No, andiamo a scoprire i veri responsabili. Io sono sotto a un salice, una delle piante tipiche del Parco del Ticino, e come vedete, tra le foglie ci sono questi ammassi strani, schiumosi, bianchi. Vedete che ce ne sono in diversi punti. Per esempio anche qui, vedete che poi le foglie sono intrise d'acqua e quindi a un certo punto cade la gocciolina che ci dà quell'effetto che dicevamo. Come vedete c'è un bozzolo vero e proprio dove dentro c'è qualcosa che si sta muovendo. Si tratta di un insetto molto piccolo, un cicadide. I cicadidi fanno parte di diverse specie, come per esempio la cicaletta rossa e nera o la più famosa sputacchina, che prende il nome proprio da questo bozzolo. Sono insetti che hanno un apparato boccale modificato in grado di, posizionandosi sugli steli di erbe che possiamo trovare anche lungo le strade o anche nei nostri giardini, nei vasi per esempio di prezzemolo, oppure nelle parti più tenere della pianta, per esempio in questo caso di salice, e con questa bocca succhiano i fluidi della pianta e si nutrono di questo. Poi dall'ano secernono altri fluidi che pompando all'ano misti ad aria creano questa schiuma vera e propria che ha una doppia funzione protettiva. Da una parte protezione termica, dall'altra è una protezione contro i predatori eventuali che potrebbero mangiarseli perché è una schiuma abbastanza indigesta. Di contro la pianta, nei punti dove l'animale si alimenta, potrebbe creare delle decolorazioni, come se fossero delle bruciature, oppure la foglia si potrebbe deformare nella crescita. È comunque una ferita per la pianta, quindi un passaggio più facilitato per eventuali patogeni. Curiosità, nella storia questa schiuma ha avuto diversi nomi, per esempio saliva di cuculo o saliva della strega. Quindi ecco svelato il mistero della pioggia, dei salici. Sono questi insetti. Alla prossima occasione di natura. Ciao!